E la povera Maria? Dove sarà finita? La tensione è alle stelle per la scomparsa della domestica di La Promessa. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola nelle ultime puntate della soap che sta appassionando milioni di telespettatori. Nell'aria si taglia la tensione per i seguaci di La Promessa. La sparizione di Maria è diventata una vera e propria spina nel fianco per gli abitanti della tenuta e fan della soap, sono tutti con l'ansia a mille. La ragazza non dà segni di vita e l'inquietudine si fa sempre più densa. Cosa le sarà successo? Teresa non si fa pregare e corre a informare Leonor. Nel frattempo Yana mostra tutta la sua preoccupazione, decisa a venirne a capo. Le piste sembrano non portare da nessuna parte. Funes, senza giri di parole, ammette a Yana, Pia e Romulo che non ci sono novità su Maria. La situazione si tinge di nero quando viene ritrovato il corpo di un'altra domestica scomparsa in passato. Eppure, pare che ci sia ancora speranza. Voci di corridoio lasciano intendere che un indizio fondamentale possa finalmente venire alla luce, lasciando tutti con una domanda in sospeso. Quale sarà il futuro di Maria? Simona intanto inizia ad avere dei sospetti su Valentin, dopo aver scoperto che il ragazzo non ha recapitato una lettera a Antonio. La sua diffidenza sale alle stelle quando Valentin gli racconta dell'incidente di Antonio e le conseguenze che ne sono seguite, ma le sue spiegazioni non convincono la ragazza. E così, Simona inizia a pensare che Valentin possa essere coinvolto nella scomparsa di Maria. E purtroppo i sospetti di Simona si rivelano fondati. Valentin ha rapito Maria e la sta tenendo prigioniera in una grotta senza né cibo né acqua. L'incredibile verità viene a galla e si prepara un epilogo drammatico. Durante un tentativo di fuga, Valentin finisce ucciso da una guardia di Funes. Con le sue ultime parole, il giovane non vuole confessare dove ha nascosto Maria, lasciando tutti con un brutto presentimento. Nonostante la morte di Valentin, non si perde la speranza di ritrovare Maria. Le ronde di Funes vanno avanti anche fuori dalla tenuta, mentre Yana è disperata per non essere riuscita a cavare un ragno dal buco. Tuttavia, un indizio inaspettato potrebbe cambiare tutto. Abel trova sul corpo di Valentin delle tracce di ortiche, un dettaglio che potrebbe essere decisivo per restringere il campo delle ricerche. Con in mano oggetti che appartenevano a Valentin, Abel e Funes sono in una vera e propria corsa contro il tempo per scovare Maria. Tutti si tengono il fiato, aspettando di vedere se le loro ricerche avranno buon esito. E per sapere come andrà a finire, non resta che attendere le prossime puntate della Promessa. La soap, con la sua trama complicata e i colpi di scena che non mancano mai, continua ad incollare gli spettatori davanti allo schermo, settimana dopo settimana. La scomparsa di Maria si è rivelata un altro arcano da svelare, e tutti ci auguriamo che abbia un esito felice. Man mano che ci avviciniamo alla soluzione del mistero, i personaggi prendono forma e le loro storie si intrecciano, promettendo tensione ed emozioni. Ed è proprio impressionante come, nonostante gli intoppi e le difficoltà, si metta sempre in evidenza il valore della comunità e dell'aiuto reciproco in tempi duri. Non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà nel seguito delle avventure. Ora, una domanda a voi, cari lettori appassionati di serie TV, vi è mai capitato di rimanere così affascinati da una serie da non poter proprio aspettare la prossima puntata? Raccontateci tutto! La verità è figlia del tempo, non dell'autorità, così scriveva Galileo Galilei, e questa massima sembra calzare a pennello con le vicende che si dipanano nella soap La Promessa. L'attesa per il destino di Maria tiene gli spettatori con il fiato sospeso, in un crescendo di tensione e mistero che è il sale delle narrazioni più avvincenti. Eppure, la scomparsa di Maria non è che l'ennesimo granello di una spiaggia di segreti, bugie e passioni che si svelano episodio dopo episodio. Valentin, con il suo gesto estremo e disperato, ci ricorda che l'ossessione può portare a scelte irreparabili, e che spesso l'amore può confondersi con la possessione.
La ricerca spasmodica di un indizio che possa portare a Maria rappresenta la nostra stessa ricerca di verità in una realtà sempre più complessa. E mentre aspettiamo di scoprire il destino della domestica, non possiamo fare a meno di interrogarci sul potere delle nostre azioni e sulla responsabilità che ognuno di noi ha nel tessere le trame del proprio destino e di quello altrui. Sarà la verità a trionfare, come sempre, ma a quale prezzo? Nel frattempo, la SOP ci insegna che ogni dettaglio può essere cruciale, che ogni ortica toccata può essere la chiave di volta di un intero edificio narrativo. E così, attendiamo, sapendo che il tempo ci svelerà la verità, ma consapevoli che sarà una verità a cui forse non siamo preparati.